Si sente, sì. Niente affatto, dicevo, anzi, mi sembra che abbiamo fatto un ulteriore passo avanti rispetto all'osservazione del mercato con dei messaggi che mi sembrano di ottimismo. Anzitutto provo un po' a riepilogare su questo, magari provare a aggiungere ancora qualcosa. Il primo messaggio è che naturalmente non può essere soltanto la gestione raccolta naturalmente la soluzione. Ci ha presentato come sia importante naturalmente partire dalla progettazione, la buona esecuzione, l'innovazione tecnologica e poi anche naturalmente la raccolta. Il tema della progettazione effettivamente, benché sia molto noto poi all'atto pratico anche per il difetto degli stessi designer, spesso e volentieri, che non sono sempre sensibili a questi aspetti, benché poi in realtà nelle dichiarazioni naturalmente sia di moda esserlo. Penso a alcune confezioni molto importanti, per esempio di pasta fresca, in questo senso potrebbero fare meglio. L'altra considerazione riguarda un po' il messaggio anche di fiducia. Gli esempi pratici che abbiamo visto dimostrano che si può fare, ecco, naturalmente. Anche per lei, magari la considerazione, se le sembra interessante, anche lei è preoccupato, diciamo, della ricollocazione degli obiettivi raggiunti al 2025 di materia prima e seconda rispetto a nuovi mercati, oppure ce lo poniamo soltanto se capita? Ecco, quindi una prima considerazione legata a questo scenario. E l'altra è ancora ritornare sul tema dell'opportunità delle rinnovabili di migliore qualità per poter essere rimesse anche in applicazioni come quelle che abbiamo visto. No, io penso che sicuramente va vista come un'opportunità. Se noi vediamo quanto sta succedendo come una minaccia, partiamo già con il piede sbagliato, quindi non è il miglior modo per iniziare. Va vista come un'opportunità, chiaramente è un'opportunità che potrà essere colta da aziende che sono strutturate con un reparto di ricerca e sviluppo e che possono quindi stare al passo con quelli che sono i mutamenti che questo documento impone. Quello delle materie prime da fonti rinnovabili noi le abbiamo provate, non sono assolutamente, diciamo, non vi è nessun tipo di problema nel produrle e metterle nel mercato, anche perché sono assolutamente sostituibili. Sì, emergeva anche nel suo intervento questa visione, ecco, questo approccio che conferma. Sì, sì, sì. Assolutamente sì, l'unica cosa è la reperibilità, ecco, certo. Sarà importante che ci siano volumi sufficienti per poter essere utilizzati. Ha fatto bene a ricordarlo, grazie moltissimo, dottor Centronzo, un applauso.